Vincenzo Cenni, sempre qua dalla parrocchia di Gracciano, nonché collaboratore di questa parrocchia. Ci racconti un po' di storia di questa parrocchia, quanti abitanti, ci sono, quali attività fate durante l'anno? La nostra parrocchia di fatto è composta da circa 220 famiglie e gli abitanti siamo sugli 840. Gracciano naturalmente unita a Nottola, che è una sola frazione. Una sola frazione. E le nostre attività, diciamo, lavorative, a Gracciano ci sono cantine per produzione di vino, perché siamo nella zona del vino nobile. E poi ci sono a Gracciano, nella zona artigianale, alcune attività che impegnano due o tre addetti, che sono i nostri artigiani, diciamo. Questa è l'attività. Ecco, qua a Gracciano è famosa la storia di questo crocifisso, ce la vuole raccontare? Beh, da quello che sono le mie conoscenze personali, ma anche tramandate da miei genitori, da miei nonni, che siamo tutti di Gracciano da vecchia data, questo crocifisso che è alle mie spalle era il crocifisso dove il Sant'Agnese andava in estasi pregando. Quindi risale perlomeno al tempo di Sant'Agnese. Sant'Agnese 1268-1317, e quindi in quegli anni, se Sant'Agnese pregava davanti al crocifisso, vuol dire che il crocifisso era esistente. E questo, insomma, si è sempre tramandato. E noi a Gracciano ogni 25 anni facciamo una solenne festa per il nostro Santissimo Crocifisso, che così noi lo chiamiamo. E scendiamo dall'altare proprio il crocifisso, che ha grandezza naturale, e lo portiamo in processione lungo tutte le strade del paese. E poi ci sono tante altre manifestazioni religiose e anche, diciamo così, di intrattenimento, che coronano e fanno da cornice alla festa religiosa. Ecco, questa è un po' la nostra tradizione di festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. Ecco, e quest'anno com'è andata la processione? Oh, quest'anno la processione l'abbiamo fatta nel contesto proprio della festa annuale che facciamo a Sant'Agnese, in quanto Sant'Agnese è nata qui a Gracciano, abbiamo la casa nativa, e quest'anno, proprio in occasione della visita pastorale, abbiamo un po' unito sia i festeggiamenti per Sant'Agnese che l'occasione della visita pastorale del Vescovo. E in questa occasione è stata fatta la processione, partecipata anche dalla banda comunale di Montepulciano e dai procenesi, che sono gli abitanti di Proceno, anche loro devoti a Sant'Agnese, in quanto per 20 anni circa Sant'Agnese è vissuta a Proceno e ha fondato un monastero anche lì, come questo nostro che abbiamo a Montepulciano. Ecco, quindi a questo punto lei mi dà il là per chiedergli il legame che c'è tra Gracciano e Sant'Agnese. E come abbiamo detto, Sant'Agnese è nata a Gracciano e noi la sentiamo come proprio nostra concittadina, e siamo devoti, gli vogliamo bene e ci rivolgiamo a lei sempre per chiedere grazie e favori, ma anche per pregarla e quindi pregare anche il nostro Signore, insomma, tramite lei. E essendo nata qui a Gracciano, essendoci la casa nativa dove si svolge non solo la festa, ma dove c'è anche una cappella esterna dove Sant'Agnese riceveva la comunione dall'angelo, e c'è un pozzo dove lei andava ad attingere acqua, e dove c'era una pianta di fico che faceva i fichi di cenere. Questi fichi di cenere Sant'Agnese lo usava per penitenza, per cospargersi. E la mia famiglia, uno di questi fichi, l'ho preso dalla ficaia a quei tempi. E io l'ho tenuto come le cose sacre, perché purtroppo quella pianta di fico non c'è più, si è seccata e non c'è più. Senta, un'ultima domanda. Sì. Da parrocchiano, che cosa ha provato quando il vescovo ha iniziato la visita pastorale proprio da questa parrocchia? Ma ho provato così un senso di gioia, insomma, di letizia, di felicità e anche, ecco, un sentimento di gratitudine verso il Vescovo, che
è venuto, ha cominciato anche le visite pastorali proprio da noi a Graciano, e poi perché insomma ci vuole bene, ci incoraggia anche nelle nostre attività, e quindi insomma è un segno per noi, un segno di grazia, e i frutti li vedremo quando Dio vorrà. Grazie mille.